Ciao, sono Andrea Marazzi. Ciao, sono Pietro Caramelli. Francesco Cesario e studiamo al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, a musica elettronica. Siamo tutti e tre una piccola parte dell'orchestra di laptop del Conservatorio di Torino, Giuseppe Verdi. Come è nata questa collaborazione e cosa mira a fare in un certo senso? Allora, è nata da un'idea del maestro Domenico Sciaino, nella fattispecie della sua composizione precedente che si chiama Sonic Shuffle, che è un'opera libera per esecutori e laptop. E questa sua composizione si basa su una partitura grafica e su un mazzo di carte che viene distribuito tra i vari interpreti, e gli interpreti possono interpretare appunto ogni singola carta decidendo le sorgenti sonore da utilizzare, come può essere dei suoni della natura oppure dei suoni di sintesi. E questa collaborazione è appunto nata dall'idea di usare come materia sonora l'audio dei film. Quindi dal Torino Film Festival ci siamo fatti dare i film delle due retrospettive, quella del 2015 e quella di quest'anno, le quali avevano come tema la distopia e la fantascienza. Ognuno di noi si è preso a carico l'audio di due film, più due film comuni a tutti, e estrapolando suoni di ambientazioni sonore, di sound design, oppure dialoghi e colonne sonore originali, si è andato a creare dei processi segnati sulle carte che poi vanno a comporre il Kino Sonic, ovvero questa opera per otto canali che è anche disponibile sul sito del Torino Film Festival. Noi siamo soltanto, appunto, come dicevo, una piccola parte della Laptop Orchestra. Insieme a noi ci saranno anche Matteo Martino, Roberto Federici, Giulia Francavilla, Andrea Cuscela, Federico Primavera e Omar Ferrero. La performance, che nasce dall'idea compositiva di Domenico Sciaino, consisterà proprio in processo di improvvisazione musicale in base appunto a queste carte, a queste figure che rappresentano processi musicali da interpretare, e i diversi componenti dell'ensemble suoneranno contemporaneamente in base appunto a questa idea, e poi ci sarà in questo caso Sciaino al mixer che alzerà i volumi di un interprete piuttosto che di un altro, e di fatto costruirà in base a cosa arriva dalle fonti sonore che siamo noi il pezzo, che è una modalità che è di fatto una composizione, una forma aperta, perché nonostante magari i suoni di base possono rimanere gli stessi o variare, comunque la modalità poi per cui vengono presentati, in questo caso nel live al Circolo del Design, saranno sempre diversi. Quest'idea, questa modalità compositiva trovo sia molto interessante, anche perché riflette alcune questioni, alcuni problemi che hanno a che fare con la musica elettronica, come ad esempio da una parte la spersonalizzazione del performer, che il fatto che la gestualità della musica elettronica sia diversa da quella della musica suonata presuppone sempre una difficoltà a capire quanto l'artista è presente nell'opera che fa. E in questo caso vedo più modi in cui questo problema viene misurato. Ad esempio, il fatto che una persona, in questo caso chi è al mixer, gestisca delle fonti sonore è comune alla modalità, diciamo, solita con cui viene fatto un live elettronico. In questo caso però i layers che si alzano non sono registrazioni fisse in un computer, ma sono prese da persone fisiche che suonano in tempo reale. Quindi c'è anche una sorta di sublimazione del suonare insieme, no? Quest'idea di
di portare la composizione in una forma aperta in cui il collettivismo di questo caso dell'ensemble lo trovo molto anche pertinente rispetto alla contemporaneità. La performance avverrà mercoledì dalle 18.30 alle 20 al Circolo del Design, nella Sala Grande al Circolo del Design, e sarà per lo più uno spettacolo di musica acusmatica, nel senso che vogliamo distribuire al pubblico delle bende per vivere un'esperienza immersiva, per ascoltare dei film non più con gli occhi, ma percepirli solo tramite l'audio, tramite gli effetti sonori, tramite il parlato, i soundscape che possono essere presenti nei film che abbiamo selezionato. E quindi riproponendo una situazione immersiva già presente nei film che abbiamo trattato, ma stravolgendo di fatto tutti gli aspetti narrativi e la sintassi cinematografica. Abbiamo voluto creare un pezzo, un brano di musica elettroacustica che poi si ispira ed è generato dal nostro background cinematografico, come a voler sottolineare l'affinità che c'è sempre stata dall'inizio del cinema, dall'inizio della musica elettronica, tra questi due grandi ambiti artistici. E, film, infatti abbiamo campionato dei film storici tratti dalla retrospettiva, quindi film di culto, per eccellenza il tema fondamentale che proporremo poi in live sarà quello di Blade Runner, o ad esempio abbiamo campionato molto Baton Royale perché ispirati dal sound design estremo che proponeva il regista, perché era un tutt'uno con l'immagine. E vogliamo, diciamo, dar man forte a tutte quelle che sono le nuove esperienze che si preoccupano in particolar modo su una piattaforma multimediale, unire musica, suono, colonna sonora e non trattare più sound design e musica come due cose insieme, ma due cose separate, ma trattarle come un'unica espressione. Ciao a tutti e ci vediamo mercoledì 23 alle 18.30 al Circolo del Design nella Sala Grande in via Giolitti 26.